Buonasera e benvenuti al secondo tutorial su DigiWare di oggi. Sono Stefano Greco dell'ufficio commerciale di Axel, sono qui con Claudio Astorri. Abbiamo già avuto un'ottima sessione stamattina in cui abbiamo visto la library, quindi l'archivio di tutti i brani, il modo con cui sono classificati e tutte le logiche che si possono impostare per far sì che le ricerche poi vadano nella direzione della scelta editoriale che fa l'editore. Molto interessante, tutto molto interessante, e come dicevamo anche stamattina, abbiamo un po' cambiato formula al di là delle presentazioni dei prodotti. Questa volta abbiamo puntato un po' su dei tutorial specifici che aiutano il cliente a farsi anche un'idea di come poi impostare la personalità della sua stazione radio, vecchia o nuova che sia. Continuiamo oggi pomeriggio, quindi facciamo un passetto in avanti e lascio la parola a Claudio, che è molto meglio di me, assolutamente, può riprendere i discorsi fatti stamattina e andare avanti. Per chi avesse perso la live di stamattina, ricordo a tutti che è disponibile sul nostro canale YouTube, quindi come dire, con queste due dispense in realtà si può fare un'idea completa del tutorial. Prego Claudio. Grazie e buona giornata a tutti, spero che stiate tutti bene e che possiate trascorrere con noi qualche simpatico minuto di approfondimento software, ma non solo, anche su un formato. Ebbene sì, come diceva Stefano, abbiamo deciso di far convergere una visita del software, in questo caso di DigiWare, che è il software di programmazione della suite di DJ Pro, stiamo parlando ovviamente dei nostri prodotti di Axel Technology, con un'esperienza di formato, con la creazione di un formato. Chi ha già visto la sessione precedente sa che l'esercizio che stiamo facendo insieme è quello di un format vintage, in particolare un format 70-80-90, basato su un'idea di flusso circolare. Stamattina ho già dato riferimenti anche del mio sito, del blog www.astorri.it, c'è nell'area formati e marketing proprio la spiegazione del flusso circolare, che è un approccio un po' innovativo, è un approccio per il quale ogni ora dà avvio a un viaggio nella musica, quindi dal brano più, come dire, vecchio, chiamiamolo pure così, ebbene sì, fino al brano più nuovo, quindi si può cominciare dal 70 e finire ad esempio con il 90 nel nostro caso. È un approccio, ripeto, nuovo, che serve a distinguersi molto dagli emittenti e dare un senso di esplorazione, non semplicemente di mix o di cocktail, come dire, dei vari amalgama musicali. Naturalmente è un'idea embrionale che sviluppiamo in modo altrettanto embrionale. Le categorie che vedete, qui siamo ancora per un attimo nelle policy, quindi sul secondo, diciamo, livello della nostra ipotetica piramide funzionale, abbiamo queste categorie che sono attive. Abbiamo la categoria anni 70, abbiamo la categoria anni 70, anni 80 e anni 90. Dopodiché abbiamo, in realtà, degli anni 90, abbiamo voluto fare due parti, la prima metà degli anni 90 e la seconda metà degli anni 90, in modo che l'ultima parte, gli ultimi 20 minuti, hanno una scansione verso il presente effettivamente un pochino più corretta. Stamattina non vi ho segnalato, poi non menzionerò più stamattina, il fatto che le categorie possono naturalmente avere una priorità di programmazione, cioè io posso decidere di programmare prima gli 80, in questo caso, poi 70 e poi 90, oppure posso decidere come voglio. Perché questa flessibilità? Perché un conto è programmare prima i 70, quindi gli artisti degli anni 70 e poi quelli degli anni 80, un altro conto è fare ad esempio il contrario. Quindi diciamo che per chi è un minimo esperto di programmazione sa che la possibilità di stabilire nel palinsesto, nei clock, quindi salendo di un livello, quale categoria programmare per prima ha una rilevanza nel risultato decisiva. Qui c'è questa flessibilità, addirittura con la possibilità proprio di stabilire la priorità di programmazione e la sequenza anche di programmazione. Ti interrompo un secondo, prego. Solo perché ho dimenticato, perdonami, di ricordare a chi ci sta seguendo che se avete delle domande potete utilizzare la chat di YouTube, quindi la campanella in alto a destra. Altrimenti potete mandare un'email a marketing@axeltechnology.com. Vi possiamo rispondere ovviamente dal vivo se le domande arrivano in tempo. Scusami Claudio. Ci mancherebbe. Adesso saliamo di livello, ci avviciniamo a livello dei clocks, dei formati orari, della programmazione.
E qui devo dirvi, abbiamo creato un clock base, cioè abbiamo creato un formato orario di base. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel nostro caso, per semplicità, me lo permetterete, abbiamo deciso che questo formato orario funziona sempre, è il medesimo, nelle 24 ore e nei 7 giorni. In realtà, con la vostra idea di format, potete avere tutte le possibilità, anche ovviamente con DigiWare, di crearvi tutte le varie mappature. Potete avere dei clock specifici per le 6 del mattino, per le 7 del mattino. Dirò di più, la grande flessibilità e la novità di DigiWare, già da qualche anno, che è sempre più apprezzata, è che i clock possono avere una durata variabile. Qui trovate un classico clock che ho disegnato sui 60 minuti, ma la bellezza di DigiWare è che potete creare clock anche di 150, 160, di 30 minuti, magari con dimensioni, scusate, con durate che dipendono magari dai programmi o dalle fasce specifiche in cui la programmazione viene calata o viene realizzata. Questo, ripeto, è un clock quindi base che useremo come standard anche verso la programmazione e dove trovate già alcuni elementi salienti, che però non sono tutti, io l'ho fatto in modo abbastanza semplice. Qui abbiamo ad esempio un segnale orario, poi abbiamo il conduttore che dovrebbe aprire la sequenza anni 70 con un intervento, 5 brani anni 70, la chiusura del conduttore degli anni 70, un cluster pubblicitario, l'apertura degli anni 80 e via così. Questa è soltanto naturalmente una bozza, ma mi preme anche farvi vedere che è, come dire, anche abbastanza semplice inserire e arricchire il clock di anche altri elementi possibili. Se volessimo inserire ad esempio della pubblicità proprio con riferimenti tipici dei cluster, quindi con una programmazione magari curata da Ramcom o da DJ Pro stesso, stiamo parlando ovviamente della nostra suite radio, beh, qui c'è una simpatica icona pubblicità e come vedete possiamo stabilire l'orario in cui questo simpatico cluster pubblicitario interviene, lo segnaliamo, scusate, facciamo magari 20, ok, al 20° minuto, ed ecco che cliccando abbiamo il nostro cluster pubblicitario che può essere, come vedete, collocato, anziché la semplice nota, in questa posizione e qui, naturalmente, fatta la programmazione, DJ Pro rileverà e inserirà gli spot che sono programmati esattamente in quel tipo di cluster. C'è una gestione in realtà molto raffinata dei vari elementi, molto tecnica, non so quanto addentrarmi qui, però sappiate che, ad esempio, potete stabilire per quello che riguarda la pubblicità, beh, un aspetto molto, molto importante, potete stabilire se ad esempio questo è un exact time marker oppure no, cioè se la pubblicità deve essere programmata al 20° minuto esattamente, oppure se c'è una tolleranza e soprattutto come ci si deve relazionare agli eventi precedenti, quindi se possono essere sfumati, se possono essere interrotti oppure no. Quindi diciamo che con i vari tasti, con i vari comandi, avete una flessibilità molto forte, perché il clock ovviamente non è composto solo dalla musica, che già un po' vedete, almeno nelle posizioni che riflettono le categorie, ma anche tanti altri elementi di programmazione. Domanda, una curiosità. Prego. Da profano, questo è un clock da 30 minuti se non mi sbaglio? Da 60 minuti. Ah, da 60 minuti. Normalmente la dimensione di questi clock qual è? Normalmente si fanno da 60 minuti, ma alcuni effettivamente, grazie a DigiWare, che ha introdotto questa novità, possono usarli anche di durate differenti. Che ne ho visti anche da 20 minuti recentemente. Esattamente, possono essere anche da 150, da 160 minuti. Allora, in questo caso, per fare, diciamo, una cosa abbastanza veloce, ho fatto quadrare i conti 60 minuti, poi ho moltiplicato per 24 e 7 volte lo stesso clock per fare una copertura di tutta la settimana. Si può fare in modo diverso. Se avete un palinsesto in cui avete un programma di un'ora e mezza e poi a seguire c'è uno di 20 minuti, può essere più comodo per voi avere in un'unica videata tutti gli elementi di quel programma, ad esempio appunto di un'ora e mezza, e quindi salvarlo e inserirlo in programmazione. Ma c'è chiuso anche, come dire, clock variabili a seconda del giorno della settimana o dell'orario del giorno? Confermo, assolutamente oraria. Sì. Qui abbiamo, ripeto, una demo very simple, ma è buona cosa avere alcune parti del clock che si modificano durante gli orari del giorno e durante la settimana. Alcune cose devono essere consistenti, certo. Mi riferisco all'offerta musicale, alle quantità delle varie
provenienze della musica che devono essere rispettate, ma ci sono altre cose che possono essere mosse, non escludo neanche i cluster, preferiscono in molti tenerli fissi, ma anche i cluster puoi con DigiWare collocarli esattamente dove preferisci. Peraltro, ecco, direi che possiamo inserire anche altre cose. Qui una caratteristica interessantissima che si gestisce già da DigiWare, facciamo questa piccola parentesi della potenza dei nostri clock nel corso del nostro esercizio, è che possiamo inserire dei comandi esterni e anche questi con estrema facilità. Potrebbe esserci un end running comando, oppure possono esserci altri tipi di comandi. Penso a una cosa abbastanza utile, i servizi di informazione, penso ai giornali radio forniti magari via satellite o in altre forme. Questi, diciamo, accessi possono richiedere un comando che possa ovviamente fare da play sostanzialmente alla fruizione dell'audio. Ebbene, come vedete, con un semplice click, al di là del fatto che poi bisogna precisare i comandi, si possono inserire e spostare anche questi nel clock a proprio piacimento, ancora una volta con un controllo delle regole molto importanti. Ora, quello che poi voglio anche sottolineare è che è possibile inserire anche dei file audio direttamente, quindi se avete volete metterli fissi addirittura qui, potete farlo, potete addirittura prevederli in modo fisso. Ripeto, e poi si possono inserire non solo, come ho fatto io, le canzoni, come dire, nel senso delle loro categorie di appartenenza, ma è possibile anche scegliere una canzone specifica. Penso a un programma che cominci sempre con la stessa canzone o ad altre applicazioni che possono esserci, vi selezionate dalla library I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones e tranquillamente lo mettete dentro il clock e, come vedete, dopo l'external command comincerà I Can Get No Satisfaction. Quindi diciamo che la costruzione dei clock in DigiWare è estremamente facile, intuitiva, click and drop, si spostano avanti e indietro le posizioni, c'è un controllo, come dire, in tempo reale del timing, e questo è molto importante perché, come vedete, aggiungendo un po' di elementi siamo arrivati a un'ora di 1:05:35:11, quindi abbiamo perfino, come dire, il virgola 00. E quindi siamo anche in grado di capire se abbiamo progettato in modo più lungo o più corto del previsto. Come avviene questo? Qui, come vedete, ci sono, ad esempio per gli anni 70, le durate medie dei brani che sono presi da DJ Pro, dove i brani sono stati editati. Quindi quando nel clock inseriamo ad esempio un brano della categoria anni 70, DigiWare ci dice esattamente qual è la media della durata di tutti i brani, e quindi abbiamo un utilizzo del clock che è presumibile rispetto alla library effettivamente disponibile. Quindi, se mi permettete, una progettazione del clock anche parecchio puntuale, parecchio precisa, parecchio rigorosa. E questo vale per tutti gli elementi, quindi perfino il segnale orario o i jingles vengono, a meno che siano appunto specifici, sia un soggetto specifico, come abbiamo scelto I Can Get No Satisfaction, possiamo decidere anche di mettere dei jingles specifici in certi momenti. Se i riferimenti vengono appunto da categorie, bene, DigiWare calcola e ci offre l'aggiornamento in tempo reale. Ce lo offre anche al momento in cui noi attraversiamo l'ora. Spero che sia possibile vedere come adesso, ad esempio, siamo al minuto 44:51 e poi man mano scendendo ci avviciniamo naturalmente alla fine dell'ora. Questo è, come dire, un pezzo della potenza di DigiWare che è assolutamente precedente al lancio della programmazione. Cosa fa DigiWare sostanzialmente? Come funziona DigiWare? DigiWare lancia le informazioni sulla programmazione che sono richieste, legge i clock, quindi se programmiamo domani e domani c'è sempre questo clock, come dire, controlla le 24 ore come sono composte, dopodiché DigiWare, dopo aver, come dire, lavorato sui clock, scende a livello delle politiche, cioè delle strategie, legge quindi le regole che sono state previste e infine lavora nell'archivio per portare in programmazione i brani secondo la sequenza desiderata dei clock. Ecco, questa è un'operazione a piramide per cui praticamente dall'alto si scende e si riporta, diciamo, all'alto la programmazione. Non so se può funzionare questa idea del su e giù e della piramide, a me ha sempre molto aiutato per capire dove ci si trova, perché altrimenti uno nei software si perde anche abbastanza. Quindi ho preferito usare non solo la dimensione
del monitor, ma anche una dimensione, come dire, ideale di altezza e di discesa. Quindi la scelta del brano per andare a riempire un segmento del clock dipende ovviamente da tutti i criteri qualitativi impostati nella library, come metadato e poi nella generazione, ma dipende anche dalle durate, perché poi c'è un tema anche di best fitting, cioè esatto. Se io ho uno spazio di 7 minuti è chiaro che non posso mettere una canzone di 6 perché mi rimarrebbe un minuto solo. Questa è una funzione comunque interessante, nulla di speciale, ma ovviamente è possibile settare anche una tolleranza di programmazione rispetto, diciamo, ai desiderata. Quindi se tu prevedi un clock di un'ora, puoi dire al software: segnalami se ci sono problemi, e queste violazioni possono anche essere messe in modi inviolabili o particolarmente rimarchevoli. Quindi se obiettivamente abbiamo bisogno di un'ora esattamente di 60 minuti, possiamo agire con, si dice, un exact time marker e con un arrivo all'ultimo evento che può essere anche interrotto, sia pure brutalmente, pur di rispettare, diciamo, l'ora definitiva. Poi in realtà abbiamo altri mezzi con Digiware per non interrompere nulla brutalmente e arrivarci comunque smooth, ma volendo si può anche proprio interrompere brutalmente. Proprio sulle politiche, sulla parte qualitativa, io farei soltanto un piccolo passo su questo per significare come, ad esempio, strategie, possono essere applicate ad alcuni clock e non ad altri. Ad esempio, ipotizziamo che abbiamo voglia di non mettere due pezzi rock di fila, uno vicino all'altro, ma che nel programma del pomeriggio questo sia possibile. Allora, diciamo, potenza, in qualche modo, di Digiware è data dal fatto che quando tu sei ovviamente a questo punto nelle fasce qui, puoi benissimo, come si può vedere qui, spero si possa vedere a video perché è un grigio un po' chiaro, però vi aiuto nella lettura. Qui nei singoli clock tu puoi, come dire, abilitare o non abilitare le regole che sono state messe nella parte che abbiamo visto stamattina di strategie. Quindi diciamo che le strategie non devono necessariamente valere per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi decidere tu, utente, dove applicarle, a quale clock, oppure a quale fascia. Puoi decidere in entrambe le cose. Anche questa flessibilità per gli esperti, io voglio dirlo, è rimarchevole. Perché, bisogna dirlo, molti software forzano le fasce e non permettono con facilità l'abbinamento invece al clock, cioè al formato specifico. Digiware dà questa libertà e, come dicevamo anche nel tutorial precedente, più si è liberi, più si è, come dire, dettagliati in quello che si fa, più il software è quello adatto per le proprie esigenze. Specialmente quando hai le idee chiare, hai bisogno di un software che sia rispondente e che non ti costringa a fare dei workaround per arrivare al tuo obiettivo editoriale. Vuoi arrivarci direttamente. E Digiware da questo punto di vista è particolarmente potente. È anche, direi, abbastanza interessante, se mi permettete, il livello anche delle informazioni, che da qui faccio una piccola parentesi, poi entriamo anche nella piramide, che è la programmazione, che abbiamo lanciato tra l'altro poco fa e abbiamo già il primo risultato. E volevo farvi vedere anche, come dire, la potenza di queste politiche, perché quando ad esempio noi generiamo una nuova strategia, come in questo caso, che potremmo fare una strategia, diciamo pure così, ma sull'umore, in questo caso protezione umore 5, diciamo che non vogliamo che ci siano due brani di umore 5 consecutivi, scusate, è proprio un'idea semplice, in realtà potremmo averne anche obiettivamente di migliori. Qui possiamo naturalmente vedere la distanza. Ecco, la cosa molto interessante che vedete, quando voi state per settare ad esempio il parametro, questo è l'energy, scegliamo magari, possiamo scegliere anche il mood, ecco, quando si stanno per decidere le strategie, qui Digiware ti restituisce un'informazione molto importante, ti fa l'elenco dei 5 umori, quindi puoi anche vedere il 5 quante canzoni ha, e quindi puoi stabilire se stai proteggendo qualcosa che è congruente alla libreria oppure se è un eccesso. Immaginate che ci fossero soltanto canzoni, come dire, 5
ovviamente per una situazione disgraziata, beh, se fai una protezione di questo tipo, di fatto il computer potrebbe avere difficoltà, il software potrebbe avere difficoltà a trovare le canzoni adatte. Mentre invece l'accompagnarti, mentre prendi le decisioni sulle politiche, con le statistiche che vengono direttamente, con i report che vengono direttamente d'archivio, è un beneficio che ti permette di fare anche delle scelte che non confliggono necessariamente con quello che hai a disposizione, quindi permettono al software di fare il suo buon lavoro. Io farei un salto anche in programmazione, se non ti dispiace, Stefano. Prima o poi lo dobbiamo fare. E lo farei per far vedere un primo risultato. Quindi, per fare una breve sintesi, abbiamo visto la nostra library stamattina, scusate, nel tutorial precedente, abbiamo visto le canzoni 70, 80, 90 che sono state selezionate. Devo dire che ci sono degli ottimi titoli, permettimi di leggerne alcuni. I'm Not In Love dei 10cc, poi abbiamo Dreadlock Holiday, Evil Woman di Electric Light Orchestra. Questi sono alcuni dei pezzi 70 che sono inseriti. Ragazzi, questa radio, non vorrei dirlo, ma è formidabile. Cioè, io sono molto più giovane, quindi no. Non puoi capirlo. Dopodiché abbiamo deciso insieme quelle che sono ovviamente le categorie di ripartizione, se ricordate, quindi abbiamo settato il numero, questo è stato un risultato, il numero dei brani per ogni categoria. Qui c'è gli anni 70, ci sono gli anni 80, anni 90 prima metà, anni 90 seconda metà. Per farla molto sintetica abbiamo stabilito poi tutta una serie di politiche, comprese quelle che abbiamo visto in modo molto semplice. Infine siamo andati sostanzialmente direttamente nei palinsesti e abbiamo lanciato la programmazione, che naturalmente ha preso atto del fatto che c'è un clock sostanzialmente sempre ripetuto. Ecco, e quello che è successo è che questa è stata la generazione. Qui vedete la generazione della scaletta. Qui siamo, credo, alle 2 di notte, sì, siamo un pochettino più avanti, ma possiamo andare anche più indietro se volete. E qui vedete questa radio che parte con il primo spicchio 70 come abbiamo progettato, il secondo spicchio anni 80 e viene anche questo rispettato, e poi l'ultimo spicchio, e scusate se li chiamo spicchio, quelli bravi, quelli che parlano inglese li chiamano sweeps, che è anche un bel suono, un sweep. Qui abbiamo 3 sweep ogni ora, un sweep 70, un sweep 80 e un sweep 90. Nelle sequenze abbiamo ottenuto il rispetto delle distanze di umore e di genere musicale e di italiano che ci aspettavamo. Dreadlock Holiday di 10cc, Boogie Shoes, Casey and the Sunshine Band, 99 dei Toto, Night Fever dei Bee Gees, Everybody Dance degli Chic. Questi sono gli anni 70 e sfido chiunque sia appassionato del genere a cambiare stazione. Posso sfidare qualcuno? No, non lo faccio. Allora, la cosa forte, diciamo, di DigiWare è che anche i cambiamenti manuali sono possibili. Mi hai rubato la domanda proprio. Ti ho rubato la domanda. Che è arrivata, diciamo, peraltro. Ah, è arrivata la domanda però. In tal senso. Perfetto. Quindi la domanda era, tutto chiaro, la pianificazione, la programmazione automatica, quali sono i ritocchi last minute, lasciami dire, o un giorno prima, che posso fare sulla programmazione? Prima di tutto, sulla programmazione. Può esserci il caso che il computer, siccome abbiamo dato, ti ricordo, anche delle regole inviolabili, è possibile che il software, più che il computer, abbia trovato difficoltà. Che sia in un paradosso. Quindi che non sia riesce in una difficoltà. Allora che cosa fa? Tira su, come dire, il segnale di help. E cos'è l'help? È amico mio, devi aiutarmi a riempire. Ecco, questo ad esempio è una posizione che definiamo not scheduled o unscheduled. Non è stata programmata per una serie di difficoltà. E allora qui, naturalmente, cosa si fa? Si va a cliccare direttamente. E come vedete qui stanno arrivando altre proposte, naturalmente, di brani anni 70 che possono essere messe in sostituzione. Ma qui, perdonami, il problema era di durata? No, il problema in questo caso è massimo elementi consecutivi. Qui, a mio avviso, c'è stato un problema di umore. Probabilmente non ha trovato, nel pescaggio che noi abbiamo definito, i brani giusti. Peraltro, su questo tema faccio un passo volentieri indietro, perché quando ci sono degli unscheduled può dipendere dal fatto che magari non abbiamo fatto pescare troppo stretta la griglia, troppo stretta la selezione. Questa cosa si crea e si gestisce direttamente in categorie. Qui, come vedete, c'è un segno di percentuale
che in realtà è la profondità di ricerca. Voi immaginate che i brani nelle categorie siano delle pile di carte, cioè le categorie siano delle pile di carte una sopra l'altra. Naturalmente noi possiamo dire al computer negli anni 70 pescami il 30%, quindi qualsiasi sia il numero dei brani lui pesca nel primo 30%, di solito, e buona norma, l'ho fatto nella seconda categoria che viene programmata o nella terza o nella quarta, si permette una profondità un pochino maggiore. Perché? Perché siccome la prima parte di programmazione ha disteso anche degli artisti nel log, del clock, cosa succede? Che se hai già negli anni 70 Michael Jackson, tutti i brani di Michael Jackson degli anni 80, se hai settato una protezione, non verranno selezionati. E quindi tu devi conteggiare, diciamo, nella profondità le scalette dei giorni precedenti, specie se hai settato dei criteri di separazione di artista o di brano, e devi considerare tutte le evenienze che possono esserci per permettere comunque al software in modo... Qual è la controindicazione? Che se peschiamo troppo rischiamo che un brano che è andato in onda nel recente passato venga riproposto troppo frequentemente. Perché? Perché i brani che vengono programmati vengono poi rimessi sotto la pila e man mano naturalmente che vengono selezionati risalgono nella loro posizione in pila. Se avessimo 100% teoricamente il brano potrebbe essere riselezionato subito la volta dopo, mentre invece un equilibrio fino al 50%, raccomandazione a Storri, è buona, non pregiudica, diciamo, l'andamento. Quindi, tornando invece alla programmazione e allo scenario, come potete vedere, come vorrei farvi vedere, eccolo qua, dobbiamo tornare dentro qui, credo, esatto, è possibile andare a cliccare sulla posizione rossa, che attenzione, è meritoria, perché piuttosto che il software si inventi lui, fuori dalle mie regole, cosa fare, preferisco che me lo segnali e preferisco che mi faccia lavorare. Quindi, cliccando, l'abbiamo già fatto, qui abbiamo la possibilità di scegliere, anche con la sostituzione avanzata, che poi ci dà un'altra serie di informazioni, abbiamo la possibilità di scegliere sostanzialmente un'alternativa. Possiamo decidere di inserire un altro brano. In questo caso, scusatemi, ho scelto Shine on You Crazy Diamond dei Pink Floyd, che mi sembra che come suono possa andare bene. Quindi, come dire, il software non ti toglie nel gusto, come dire, di aggiungere manualmente delle cose. Posso anche pensare, se proprio voglio fare, come dire, un colpo particolare, ecco, di inserire anche così un altro brano musicale. Mi dice Lovely Day, ovviamente prima dell'inserimento mi ricorda quando l'ha suonato, in questo caso mi sta dicendo Ehi Claudio, 22 ottobre, quindi attenzione che va in onda poi alle 7 del mattino, solo 5 ore, ma se io sono un po' un capoccione e voglio far sentire a tutti Bill Withers, posso questo avviso non considerarlo, violarlo e inserire il mio caro brano. Posizione occupata, lo inserisci dopo e quindi, come vedete, in questa sequenza che non c'entra neanche con gli anni, no, con gli anni 70 dovrebbe centrare, Bill Withers, Lovely Day, è stato inserito. Quindi potete pescare anche canzoni in qualche modo, in modo libero, cancellarle e naturalmente avvalervi delle informazioni che, come avete visto, poi ce ne sono altre anche un pochino più ricche, un pochino più tecniche, e quindi avere tutte le informazioni per scegliere manualmente la canzone giusta. Ad esempio, tra le informazioni che possono apparire, quelle sugli artisti, quando appunto l'artista ha suonato prima, quando suonerà dopo. E tutto questo facilita il lavoro del programmatore e impedisce che si facciano obiettivamente in onda degli errori. Il Chiaro. Software, insomma, serve a questo, anche a parare un po' degli errori, delle ripetizioni inutili. Bene, io direi che questo ha completato un pochettino, diciamo pure così, un viaggio. Voglio ricordare che DigiWare è un complemento di DJ Pro, quindi se noi avessimo in questo momento DJ Pro collegato con il suo database audio a questo nostro database che abbiamo usato per la demo, potremmo, attenzione, anche ascoltare tutti i vari brani, cioè mentre siamo davanti al monitor a controllare la scaletta, eventualmente inserire dei brani laddove sono stati coperti, li possiamo ascoltare. Questo è il vantaggio dell'integrazione di DigiWare e DJ Pro, che ci permette molto facilmente, hands on, come direbbe qualcuno di più colto, di lavorare anche un po' più artisticamente, e naturalmente possiamo anche ascoltare in rapida sequenza i brani esistenti e capire se quello che stiamo inserendo se suonano bene insieme, insomma. Esatto, se vanno insieme o no.
Quindi diciamo, prego, scusami. No, chiedo scusa. Nella pratica, questo lavoro quante ore, quanti giorni prima della messa in onda viene completato? Allora, naturalmente gli uffici musica di emittenti che hanno soprattutto una programmazione contemporanea tendono a fare una programmazione giornaliera. Naturalmente il venerdì è il giorno disgraziato perché è il giorno in cui queste emittenti devono fare 3 giorni certo. di log, perché devono fare sabato, domenica e lunedì. Questa cosa si sa, ci si prepara anzitempo, però venerdì è anche il giorno in cui arrivano poi le novità discografiche, che in realtà sono disponibili già dal giovedì. Quindi diciamo che venerdì, per chi lavora all'ufficio musica, ecco, io non consiglio di invitare a pranzo chi lavora agli uffici musica il venerdì, perché di solito, come dire, fare altre cose, si possono scegliere altri momenti della settimana e della giornata. Altre emittenti, diciamo come in questo caso emittenti vintage, io ho notizie di chi programma anche addirittura un mese prima. Non mi piace molto questa cosa, sinceramente, però la programmazione può essere settimanale. La funzione che abbiamo visto, cioè il prodotto che abbiamo visto, sia pure, attenzione, limitato alle prime ore della giornata, non siamo andati a vedere tutte le scalette, l'ho cronometrato prima 50 secondi, quindi miliardi di operazioni, possono essere miliardi di operazioni, soprattutto se le regole sono tante, se ci sono tante regole, durano veramente pochissimo. Io ricordo sinceramente che il primo scheduler che ho avuto nell'88 mi teneva bloccato 45 minuti. Quindi quando ho questa meraviglia di fronte, certo ho i capelli bianchi, ho la mia età, però quando vedo questa meraviglia che in 45 secondi rispetta le mie idee e mi dà già il supporto della giornata, dico fantastico. Infatti così deve essere, cioè i software sono fatti, e Digiure è fatto, anche per liberare il tempo di chi lavora nell'ufficio musica, perché si deve ascoltare la musica, quella nuova che arriva, o si deve verificare. Ci sono tante attività di programmazione, cioè ci sono tante attività proprio di programmazione di eventi dentro la radio. Insomma, quando si lavora con il software bisogna andare di velocità. E Digiure effettivamente non è un assorbitempo. E come dicevo, se si guardano anche le sequenze e si dedica quel minuto e mezzo, quei 2 minuti in più al giorno, si può capire qualche altra regola da aggiungere per migliorare anche giorno per giorno e andare in ottica di miglioramento continuo. Quindi mi stai dicendo che la qualità del risultato finale dipende sì certamente dalla library e dalla qualità della descrizione dei singoli brani, però poi c'è il valore aggiunto di chi opera sul lì bisogna avere una grande capacità, amici, che è quella di riuscire a trasformare delle sensazioni, delle emozioni, di cose che vanno bene o non vanno bene, in razionalità, in comandi, in ok, no, non mi piacciono questi 2 brani insieme perché sono tutti e 2 new wave, allora, ma caspita, uno dei 2 non è classificato come new wave, allora devo ricontrollare tutti i new wave in modo che non capiti più. Quindi è un lavoro continuo che però se si fa, ecco, il vantaggio di Digiure è che ti permette di arrivare allo standard di eccellenza. Quindi non è un software che, voglio precisarlo perché ci sto giocando, anche da tempo, non è un software che, come dire, soffra di concorrenza eccessiva. È un prodotto italiano, scritto e realizzato in Italia, che si è anche sviluppato nell'ultimo tempo, che permette davvero una programmazione competitiva e con idee nuove. Il clock variabile, secondo me, lo cito volentieri, è ad esempio un simbolo di questa flessibilità, di questo tipo di capacità. Chiarissimo. Io penso che la panoramica, il tutorial sia finito, non abbiamo altre domande. Ci piace ricordare in queste occasioni come un software non sia soltanto, come dire, un arido eseguibile dentro un computer, ma sia anche, come dire, un'azienda che segue l'evoluzione di questo prodotto in termini tanto funzionali, di miglioramento. Tutti questi prodotti si evolvono costantemente perché il mondo cambiano le tecnologie, spesso tendiamo molto a raccogliere anche le richieste e i suggerimenti dei clienti, quindi questo rende i prodotti molto, molto vivi. E poi ci sono i ragazzi del supporto che fanno un grandissimo lavoro perché riescono a mettere, come dire, a fattor comune, pur restando discreti, più rispettando la privacy editoriale, a mettere a fattor comune di tanti clienti anche l'esperienza fatta. Quindi sono è un qualche cosa che va anche al di là del mero supporto
Spesso sono consigli, suggerimenti, prova questo trucco, fai così, fai colà, perché poi nella pratica ne hanno viste talmente tante che oggettivamente sono degli ottimi consiglieri. Se mi permetti Stefano, vorrei anch'io sottolineare, l'hai già fatto tu, ma ci tengo ad aggiungermi, il valore e il lavoro del nostro supporto. Stefano Pizzi coordina una squadra dove Gianluca Murru, Elisa Crepas e altri ancora, penso anche a Roberto Palmarini per la parte più tecnica, danno veramente un grosso feedback ai clienti e sono anche i primi ascoltatori di idee o di nuove esigenze da parte degli stessi. E quindi ecco, il supporto è uno snodo importantissimo che, attenzione, è anche quello, e qui mi rivolgo a eventuali nuovi clienti o eventuali nuovi interessati, che avvia anche la formazione. Ecco, non abbiamo parlato di pricing, francamente, in questo caso di Digiware, però una raccomandazione che incide un po' nei costi la voglio sottolineare, a partire con un software che, ripeto, non è complicato, pur essendo vasto, molto potente, partire con una buona formazione alle spalle permette di ridurre ulteriormente i tempi e permette di usarlo già potendo applicare le proprie idee e non navigando un pochettino a tastoni, come dire. Ecco, questa raccomandazione, abbiamo veramente dei formatori bravi, utilizzateli. Non so, forse c'è un ultimissimo punto, perché noi abbiamo parlato ovviamente della programmazione, quindi nel workflow di una radio la programmazione va all'automazione, ad un certo punto c'è un momento di rendicontazione in cui viene fatto, come dire, un consuntivo di ciò che è stato realmente emesso, che è un aspetto importante, sì. Sia legato al posizionamento degli slot pubblicitari, ma anche ai diritti. Insomma. Il vantaggio di usare un software prodotto tra l'altro in Italia, ed Axel, sia pur prodotto per tutto il mondo, è che le rendicontazioni sono particolarmente efficaci. Qui appunto tra le utilità abbiamo tutti i registri, abbiamo i registri perfino per le web radio della SIAE, SCF, insomma i rapporti SIAE standard che sono richiesti, è tutto già formattato, già tutto pronto, perché sappiamo che dentro l'ufficio musica il fatto che ci si occupi del lavoro più bello del mondo, che selezionare e programmare musica, viene fatto pagare con qualche servizio come questo, che però, ripeto, Digiware alla fine alleggerisce notevolmente, perché la reportistica è già pronta, se avete fatto un buon lavoro di programmazione avete già il vostro report bello pronto da stampare o comunque da inviare. Molto bene, grazie Claudio. Prima di chiudere aggiungo un'ultimissima cosa, recentemente abbiamo un po' rivisto anche la politica commerciale della nostra suite software radiofonica, quindi a fianco alle tradizionali formule di vendita della licenza si è affiancata quella del lease, e quindi sono queste formule moderne che si spostano, come dire, dalla capitalizzazione al noleggio, con vantaggi e svantaggi a seconda dei casi. C'è chi trova agio ad utilizzare una formula di questo tipo rispetto all'acquisto di beni. Il nostro ufficio commerciale è sempre a disposizione. Se non avete contatti diretti, vi ricordo che l'email è sales@axeltechnology.com. Ringrazio Gianluca Righi in regia, grazie, ringrazio Gianluca. Claudio Storri, vi ricordo infine che questo video a breve sarà disponibile sul nostro canale YouTube e quindi avrete modo di rivederlo. Grazie mille e buon pomeriggio. Arrivederci.